Non nella Siria e Rio de Janeiro, in Brasile, migliaia di poliziotti sono stati impiegati in una gigantesca operazione contro il narcotraffico nelle favelas della megalopoli brasiliana. Centinaia le persone arrestate, fra queste molti minori, almeno 2,5 tonnellate di droga sono state sequestrate. Un'operazione che ha portato addirittura a chiudere lo spazio aereo sulla città. Prima sono state chiuse le vie d'accesso ai quartieri poveri e poi militari e polizia sono entrati in zone controllate dai narcos, cominciando un'operazione strada per strada. Il paradosso di Rio, uno dei luoghi più turistici del paese, è il fatto che la regione stia vivendo un'ondata di violenza iniziata sostanzialmente dopo i giochi olimpici del 2016. Il governo ha già inviato oltre 10.000 agenti nella regione, che rimarranno almeno fino alla fine del 2018, mentre il carnevale si avvicina e le autorità temono che i turisti possano restare lontani.